Ciao ragazze, allora ragazzi, uffa, anche se qualche maschio, non so se i maschietti vedranno questo video in cui mi trucco, perché oggettivamente direi che palle. Dico, non fate caso a quello che c'è dietro perché c'è il delirio, perché ho già piastra e ferro pronto per dopo. Ho fatto già le sopracciglia e ho messo il primer sugli occhi e adesso volevo farvi, sì, tanto non penso a fare un intro a parte di questo video. Volevo riprodurre, non mi ricordo se ci ho fatto un video con un trucco simile, però in realtà poi ho fatto un accorgimento che ho preferito e allora volevo farvelo vedere. Mi ha dato lo spunto ieri un commento di Manuela Manulla qua sotto nei commenti che si trova ogni tanto, perché mi ha chiesto come fai a stendere l'ombretto viola in crema vamp di Pupa, che io per l'occasione non ho ancora preso, per cui vi faccio vedere come lo sto usando. La prima volta l'ho usato cioè da solo, nel senso senza base sotto. L'ho già detto nel video perché l'avevo già capito che non si stende come quello verde petrolio, assolutamente, è un po' più rognoso, però alla fine ero riuscita a ottenere un risultato non proprio pessimo. Ho messo prima il correttore perché so già che dopo non riesco a sfumarlo una volta messo l'ombretto sotto nella rima inferiore dell'occhio. Magari avvicino leggermente così si vede anche meno casino. Ah, le sopracciglia l'ho fatto con questo kit di Essence. E tra l'altro non mi è dispiaciuto affatto neanche il pennellino, sono riuscita a farlo abbastanza velocemente. Siccome sono anche carini gli ombretti e penso che proprio che utilizzerò anche il nocciola che c'è qui presente per sfumare nella piega, mi sa che proprio che questo qua finirà dritto 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 nella pochette che mi porterò dietro. Ah, ho messo come correttore al momento questo qua, Match Perfection di Rimmel. Lo smalto che mi vedete è fichissimo, spettacolare, bellissimo. Io, cioè, di questi colori ne ho avuti tanti, ma figo come questo, ragazze. Non... Poi ve ne parlerò meglio in un video. Questo è Nuit de Mystère di Fabi, della collezione Fabi Future, che io non ho capito se è già in vendita o meno, perché noi l'abbiamo avuta in anteprima all'evento, al Press Day Fabi di Milano. Noi, intendo noi, alcune blog che erano presenti lì. Allora, prima di cominciare, appunto, voi vado a mettere questo nocciolo di questa palettina della collezione Hello Autumn, ma mi sa che l'avrete già visto nel frattempo in un video che ho già messo, nella piega, così mi aiuta poi a sfumare dopo. Forse è un pelino più scuro di quello che io uso di solito, però è bello. Vi dico che ve lo consiglio anche solo come per avere due ombretti marroncini dietro perché sono carini. Uno e due. A me piace fare questo tipo di video, però è un video che mi richiede un sacco di tempo sia per realizzarlo che per soprattutto, no, tanto per editarlo, perché alla fine per truccarmi ci impiego lo stesso tempo, quindi non è che mi porta via del tempo, ma per editarlo e importarlo, eccetera, è una specie di patimento infinito. Quindi, insomma. Allora io adesso andrò a mettere, sì, mi sa che è un filino scuretto, ne prendo uno un po' più chiaro dalla Africa di Paola P, questo qua che è Safari, che è leggermente più chiaro, giusto i bordi esterni. Stavo dicendo che la prima volta l'ho usato da solo, la seconda volta ho sperimentato mettendo la Multiplay abbinata della stessa collezione, la 64 come base. Scusate, la vado a mettere come base su tutto l'occhio. A parte la durata che del trucco, che a questo punto diventa praticamente, cioè, infallibile, veramente. Io metto sempre il primer sotto, ma diciamo che mettendo questa qua non, effettivamente non ci sarebbe bisogno. E poi vi faccio vedere che pennello utilizzo, anche se in realtà l'ho fatto vedere già un sacco di volte. Per gli ombretti in crema, soprattutto per i vamp cream e shadow con questo pennello, secondo me si stendono da Dio. Non deve essere, in realtà, secondo me non deve essere per forza questo che vi farò vedere che è di Zoeva. Però sul genere, direte voi che altro genere, sul genere quali altri pennelli ci sono? I Ria Techniques, fondamentalmente pennelli che dovete comprare online, quindi tanto vale prendetevi quelli di Zoeva su Machillalia. Io questo pennello lo adoro ed è il 227 V, se non erro, sì, sarebbe il 227 Vegan.
La prima volta che l'ho usato così, cioè ho usato la matita così, l'ho sfumata. Adesso non lo farò. Tanto poi vado a mettere l'ombretto sopra e si sfumano insieme, insomma. A questo punto vado a mettere, allora, l'ombretto che molti descrivono come viola. Effettivamente è un viola, non so perché, sia in video ma anche dal vivo in realtà, anche se dal vivo è un po' meno una cosa, vira al verde, sì, al verde, buonanotte, al blu. Cioè, rende quasi più blu che viola. Comunque, lo vado a mettere appunto con questo pennello che è il 227 Vegan Soft Definer di Zoeva. Non ve l'ho fatto vedere. Vabbè, è una specie di pennello da sfumatura piatto, abbastanza leggermente cicciotto. Però secondo me va bene anche, anzi, senza secondo me, una cosa del genere di Real Techniques. Questo però lo trovate nel kit. Il nome purtroppo si è cancellato. Oppure anche questo qua non è male, però io preferisco questo. Questo qua è piatto, è sempre di Zoeva, il 233 Cream Shader. Ma secondo me questo è proprio il top. Cioè, se proprio dovete sceglierne uno, scegliete questo perché è il top. La cosa che mi piace molto di questi ombretti, Vamp, cream e shadow in generale, è che innanzitutto io non metto poi sopra polveri, perché poi comunque l'ombretto di su è bellissimo, perché e tra l'altro si sfumano bene ai bordi, nel senso che non sono costretta a usare appunto poi ombretti in polvere, perché danno un effetto un po' di ombretto sfumato per bene, cosa che per esempio io non riesco a fare minimamente con genere di ombretto in crema tipo, che ne so, Sol Color di Astra, cosa che mi ha anche frenato dal comprare per esempio ombretti in crema tipo quelli di Wycon, perché mi sembrano molto su quello stile. Magari non è così come penso, sicuramente non è così come penso, però che vedevo di ho sta sensazione, quindi mi freno. Spero si veda, ma comunque non, cioè, si è sfumato benissimo. E chiaramente con la base sotto non si nota nessuna disomogeneità. Sono tornata un po' indietro perché davi troppo vicino, secondo me poi non si vede una cipolla. Insomma, secondo me, ecco, vedete che così. Ora, non dico che do non dovete avere per forza questa matita di pupa, anche se a me sta piacendo tantissimo e la trovo molto bella. Sì, non sarà particolare come la petrolio, che tutti insistono ancora a farmi comprare. Raga, io sto resistendo, cerco di convincermi di averne una simile, non ce la posso fare, non mi posso comprare tutte le matite petrolio del mondo. Ecco, e per ora, per quanto mi riguarda, abbiamo finito. Andrei a sfumare forse un altro pelino all'esterno, vado a riprendere lo stesso nocciolo della palettina di Essence e dopodiché vado a mettere la matita sotto, dentro, fuori, tutto intorno, la tempero un attimino nella riva interna sia inferiore che superiore, e lo vado poi a risfumare con lo stesso, sempre con l'ombretto in crema, perché proprio mi piace l'effetto sfumato che si riesce a dare. Raga, cioè veramente io con altri ombretti in crema non riesco a fare la stessa cosa con altre tipologie di ombretti in crema, neanche con Illusion d'ombra di Chanel, onestamente. Cioè, non mi soddisfa quanto mi ha soddisfatto questo qui. Era la bustina con un pacchettino di AliExpress. Poi quando arriva tutto, vi faccio un video tutto insieme, perché ho ordinato un sacco di cose per capelli. Così nel frattempo magari alcune riesco anche a provarle. Se sentite questo rumore, è che si sta facendo le unghie. Mi ero dimenticata pure cosa stavo facendo. Sì, vado a mettere l'ombretto in crema, vado a sfumarlo sotto la rima inferiore. Adesso mi serve qualcosa di illuminante. Mi sa che vado a prendere il mio amatissimo panna da questa palettina Kiko, che ormai purtroppo non c'è più, ma questo ombretto io lo adoro. Cioè, boh, in video non so se rende, dal vivo è una sberla. Tanto è chiaro.
Mascara lo mettiamo dopo. Vado a mettere, vado a fare la base con il fondotinta. Visto che non l'ho mai, credo di non averla mai ripresa, vado, la faccio vedere direttamente. Ho come al solito il mio bordo labbra pessimo. Lo vado a correggere un attimo con il correttore. E già che ci sono, poi vi faccio vedere anche l'applicazione del fondotinta di MAC in polvere. Anzi, nel frattempo lo faccio asciugare un pochino. Vorrei farvi notare, ieri mi sono commossa, è apparso il primo buchino, ma io non sono contenta di questa cosa perché veramente questo fondotinta di MAC mi ha dato soddisfazione come pochi altri e mi ha veramente stupito tantissimo la durata nel tempo di questo fondotinta, oltre che la durata durante la giornata, perché anche se ieri tipo ho sudato come una non so che cosa perché sono andata in bici. Della bici poi ne parliamo. Io ho già messo foto su Instagram, Facebook, però poi ve ne parlo meglio. Non appena riuscirò a fare il video sui regali di compleanno. Madonna, il casino che c'è dietro! E si allarga il buco. Vado a fare un pochino di diciamo contouring con Harmony. Contouring, lo vado a mettere tipo blush poi alla fine. Come blush vado a mettere, Madonna mia, questo è fortissimo, Mocha o Mocha di NYX. Questo è potentissimo, devo stare attenta. Mascara lo metto alla fine per il semplice motivo, ho preso questa abitudine quantomeno quando mi trucco a casa con calma. Perché preferisco mettere prima tutte le polveri sul viso, che un pochino vanno a finire, già l'ho detta questa cosa, magari vanno a finire anche sulle ciglia e il mascara fa più volume in questo modo. Adesso vado a mettere sulle guance e diciamo in modo più leggero, sulle guance in modo insistente e in modo più leggero sul resto del viso la cipria di Hourglass, la Dim Light. Che è una figata. Questa cosa di metterla sopra il blush mi piace da morire perché lo illumina leggermente, ma in modo discreto. Poi a scelta, se mi va, tipo oggi mi va, ci metto anche l'illuminante sullo zigomo, però non è una cosa che faccio sempre. Ultimamente lo faccio spesso, però di solito non lo faccio sempre. Se trovassi il mio pennello, eccolo qua. Vado a mettere il Mary Lou Manizer sulla guancia. Direi a questo punto possiamo mettere anche il. Ah, una cosa, lo mettiamo anche qua. Mi sono praticamente cancellata il colore delle labbra. Vado a mettere il mascara. L'altra volta, cioè l'ultima volta che ho fatto questo trucco e anche stavolta metterò lo stesso. Appunto, come ho messo il mascara, il Pupa Vamp Viola, perché siccome si sta seccando e sinceramente lo vorrei sfruttare prima che si secchi definitivamente, vado a metterci questo perché fa un effetto bellissimo come contrasto, che lui si vede tanto e fa sembrare più viola anche l'ombretto. Mi sono dimenticata di piegare le ciglia, ormai mi arrangio. Sta arrivando veramente agli sgoccioli il mascara. Guardate che bello l'effetto, spero renda. Io lo vedo diverso in video, ma ovviamente. Mi stavo dimenticando, volevo fare una cosa che non avevo ancora fatto, avevo promesso ad Alessia.
che l'avrei fatto, di spiaccicarci un pochino di diapason sopra. Adesso ho messo il mascara, sarà un po' più complicato, però ci provo lo stesso. Ma in realtà una mezza prova l'avevo già fatta, non è che si veda tantissimo, no, un pochino si vede, ma in video non lo so. Ve lo avvicino un pochino. Sì, si vede in video. Dilemma, rossetto. Allora, io in realtà avrei, diciamo, mezzo deciso cosa metterci, però, ovvero, almeno uno di questi due rossetti della Paris Experience. Allora, questo qua indubbiamente è troppo scuro, però lo proviamo lo stesso, poi lo tolgo e poi ci metto. Ma che ho sminchiato la punta? No, minchia, ma sono una. Scusate. Ci metto il numero 2, però poi lo tolgo e vediamo, cioè magari è tolgo giusto per vedere come ci sta e poi metto il numero 1. Allora, questo è il classico rossetto che cambia tantissimo da persona a persona, da labbra a labbra. Su di me rende molto più scuro di come ho visto su altre persone, qui rende praticamente con un rossetto tranquillissimo, cioè tranquillo. Non oso immaginare quello più scuro su di me sarebbe ancora più dark. E dicevo che nonostante avesse abbia fatto il confronto tra questo e il Rebel di MAC che io avevo ma ho venduto, sulle mie labbra questo mi fa le stesse, le precise identiche effetto che mi faceva Rebel. Vedi, se no perché te le fosse comprato, perché quando avevo Rebel io non avrei mai portato un colore del genere. Adesso non mi dispiace. Non lo so se tengo questa. Adesso, allora, faccio una cosa. Mi sistemo i capelli, mi sistemo un po' tutto io. Perché con i capelli legati, secondo me, forse potrei riuscire anche a portarlo questo rossetto con questo trucco più forte. Con i capelli sciolti non tanto, però con i capelli legati vedo che mi piacciono le labbra in evidenza. E poi faccio il finale, vi faccio vedere l'effetto finale nel complesso con dei capelli decenti. A dopo. Eccomi qua. Allora, che vi devo dire? Non mi dispiace, non faccio ma praticamente mai occhi forti e labbra forti. Però con i capelli legati, non so il motivo, ma con i capelli legati non mi dispiace avere le labbra forti e gli occhi forti. Io devo dire, oggi sono tutto un jeans, camicia di jeans abbinato e giubbino di jeans e scarponcini e me ne vado al lavoro. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!